Nel quartiere pesarese di Pantano, il piazzale di Via Simoncelli, adiacente allo stadio Benelli, diventa intitolato alla memoria di Giuseppe Saragat. Venerdì pomeriggio è stata scoperta una targa dedicata a colui che fu presidente della Repubblica dal 1964 al 1971. Saragat, che va ad aggiungersi agli altri storici esponenti della sinistra a cui sono intitolate diverse vie nel quartiere. All'intitolazione, oltre ad una nutrita delegazione comunale, anche l'onorevole Valdo Spini, ex deputato e attuale presidente istituzioni culturali italiane, che dopo la scopertura della targa ha presentato nella vicina scuola Brancati il suo libro Sul colle più alto, dedicato alla storia dei presidenti della Repubblica italiani. Saragat personifica la democrazia del socialismo. Per tutta la sua vita è stato attaccato agli ideali di democrazia e di socialismo e li ha testimoniati in ogni situazione. Il secondo aspetto è sulla figura del Presidente della Repubblica. Oggi si parla molto di riforme istituzionali e io devo dire sono molto dubbioso sull'idea di affiancare al Presidente della Repubblica, che ha saputo rappresentare in genere, e Saragat lo ha fatto da par suo, l'unità nazionale, affiancare un primo ministro eletto che di fatto poi sminuirebbe la sua figura. Credo invece che in un paese così diviso, così anche tormentato alle volte come l'Italia, il Presidente della Repubblica possa avere quella funzione unificante che credo di gran giovamento alla società, all'economia, al paese tutto. Ecco, Saragat è stato uno di questi presidenti, quindi ricordare oggi lui significa anche ricordare quella Presidenza della Repubblica che la Costituzione ha voluto per il nostro paese. Io un difensore della democrazia di quel periodo, un grande Presidente della Repubblica che anche Pesaro vuole onorare con la dedica di una targa in un quartiere importante, perché lo vede insieme a tante vie dedicate a tanti importanti socialisti. Saragat non aveva una via dedicata e con il Consiglio di quartiere abbiamo deciso di farlo in un luogo trafficato, in un luogo partecipato, in un luogo che vede la partecipazione dei cittadini quotidianamente. Comune che ha accolto una proposta di intitolazione che fu avanzata da Giancarlo Clini. Pochi metri più avanti dal punto in cui noi ora ci troviamo c'è via Filippo Turati, c'è via Claudio Treves e poco più in là c'è Andrea Costa, Villa Andrea Costa. Andrea Costa è stato il primo parlamentare socialista del Parlamento italiano. E ancora più avanti c'è via Filippini. Filippini era un senatore della Repubblica, della Costituente, sempre appartenente. Quindi mi fa piacere, inutile nasconderlo, mi fa piacere che in questa zona ci sia un ricordo, un momento di memoria per Giuseppe Saragat.